Banane per tutti i gusti, banane, banane signori, banane per tutti voi, date la banana al vostro capo, date la banana al vostro amico signori, banane per tutti i gusti, buone, buone da mangiare, buone da guardare, buone da usare insomma. Let's play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Terraferma Craft o anche Punk. Insomma, questa è la Terraferma Punk, un modpack basato sulla Terraferma Craft. E questo è uno scioglilingua che faccio ad ogni video per esercitare il mio modo di parlare, perché in realtà dico solo Terraferma Craft e Terraferma non si capisce un cazzo. Comunque, come potete vedere, mi sono trasformato in Herobrine. Mamma di Dio, Brian! No, a parte gli scherzi, ragazzi, che cazzo è successo alla mia skin? Perché ho perso il baffo? Non è possibile! Ho perso il mio baffo! Dov'è finito il mio baffo? Cercherò di capire cosa è successo. Saranno state le banane? Sarà stato quello che faremo oggi? Sarà stato qualcosa? Non lo so! Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Io ho depositato il mio boiler qui e, come avevo promesso, in questo video avremmo continuato con alcuni con in particolare questo coso qua. Fatto così. No. Ma cazzo si fa? Così. Così. Cannocchiale. Come si fa uno strabenedettissimo cannocchiale? Spyglass. Ah, ma si fa così. Che cavolo, voi è un cannocchiale. Lo fai. Come si fa il cannocchiale? No, spyglass, dai. 1, 2, 3, 1 e 2. Ci vuole il vetro. Oh, arrivo subito. Allora ragazzi, i vetri sono due, è solo che in questa texture pack non si vede una beneamata ceppa, cioè i vetri sono invisibili, come giusto anche che sia, voglio dire, sono vetri, perché sennò che cavolo sarebbero. Allora guardiamo un po' cosa si vede là. Oh mio Dio! Che figo! Che figo! Cioè col destro avvicino. Oh mio Dio, che figata! Col sinistro allontano, senza rompere i vetri che c'ho davanti. No, ma è troppo figo! Bellissimo il cannocchialo, il cannocchialo! Comunque, io sto perdendo un po' di tempo, perché ragazzi, dobbiamo, siamo in early autumn, dobbiamo far arrivare l'autunno pieno, perché in autunno pieno escono le olive, e quindi faremo tanto bell'olio d'oliva, tanto l'olio d'oliva. Io mi sento un po' Cristoforo Colombo. Facciamo lo zoom, che bella. Ehi, non rompere le cose. E quindi sto un po' ciancicando e perdendo tempo. Però potremmo sfruttare comunque questo tempo a nostro favore, perché sono ben 8 giorni di Minecraft, 7 giorni di Minecraft. E quindi in 8 giorni di Minecraft, anziché prenderci le ferie, potremmo costruire qualcosa di produttivo. In questa zona voglio fare, diciamo, un reparto energia. Quindi qua spianerò un pochino e costruirò una casetta. Però sarà una casa un pochino più grande di queste qui. Cioè, queste sono un po' piccoline. Queste con cosa le ho fatte? Con dei birch plank e dei willow log. Farò qualcosa di simile, però più grande, ragazzi. Sì, però potrei anche fare qualcosa, come mi avete ben suggerito voi. Anziché farla di legno, è arrivato il momento di costruire in pietra, ragazzi. Sì, direi che la farò in pietra. Quindi non gli slate brick, magari troverò i dacite, qualcosa. Il quarzo, i brick di quarzo, che viene qualcosa di biancastro, molto carino. E qua ci mettiamo quindi tutta la nostra zona, boiler ed energia. Ma andiamo avanti con la steam power, perché allora questo tool l'abbiamo già fatto. Prendo il reward, brass plate, brass nugget. Voglio brass plate, visto che stiamo andando a fare sta roba qua. Questa l'abbiamo fatto, dammi una vita, che tanto noi non le utilizziamo, però voglio dire, può essere sempre utile. E vediamo che altro si può fare qua tutti insieme. Like holding a ghost with a very sharp and pointed it that will be your bite, your fingers clear. No, che cazzo è? Ah, lo steam tank. Che cosa ci pigliamo? Cobblestone, golden, stone, wood, golden. Direi proprio di sì. E fastest steam in the west. Dobbiamo
costruire un flash boiler component. Flash boiler component, ma stanno arrivando gli zombie. Flash boiler component. Ok. Sti kiwi. Abbiamo bisogno di due brass plate, ce li abbiamo. Lo smooth basalt, che dobbiamo vedere se ce l'abbiamo. Le pipe ce le abbiamo, questo lo potremmo fare. Lo steam tank ce l'abbiamo. Allora, mi vado a procurare il basalto e il boiler. Arrivo subito. Chi vuole un cervello di zombie, no? Perché ce n'è qua uno che svolazza fuori dalla mia finestra. Volete un cervello di zombie? No, chiedo a voi per caso se ve ne volete uno. A me avanza, cioè del tipo sta fuori dalla mia finestra che sta un po' svolacchiando. Come volete, se volete lo lascio buttar via. Come volete, che no, è brutto, è peccato buttar via la roba. Allora ragazzi, se ricordo bene, il basalto lo possiamo andare a prendere vicino a dove c'era lo jute. Non so se vi ricordate. Vediamo un po' di trovare jute e jute 2. Vediamo se sono fortunato, lo trovo subito. Questo dovrebbe essere il basalto. Basalto, eccolo qua. Perché non ce ne avevamo, non ce ne avevamo per niente a casa. Questo cos'è? Slate. No, non interessa. Che cazzo? Ah, sono io che faccio ombra. Lol, scusate ragazzi. Non sono ancora abituatissimo alle shaders. Abbiate un po' di comprensione. Che cosa sta succedendo? Quanto basalto ho preso? Basalto, basalt rock. Sì, è buono. Però vorrei capire se posso prendere un altro po'. Qui è crollato tutto. Com'è che funziona? Scusa. Ah, ma qui è una montagna. Cioè, ho beccato l'unica montagna vuota? Ma possibile? What the fuck? Vabbè, comunque un po' di basalto ce l'abbiamo, quindi possiamo benissimo tornare a nostra casuccia. Dobbiamo produrre questo smooth basalt. Ok, come si fa? Ecco, grazie. Allora, mi sa che dobbiamo prendere questo basalto qui e farci come si faceva? Allora ragazzi, c'è un piccolo problemino, che non possiamo fare lo smooth basalto come pensavamo di farlo, ma dobbiamo venire qui prima di prenderlo e trasformare questo basalto qui in smooth basalto, come ho fatto vedete con questo slate. In pratica bisogna mettere il chisel nell'inventario. Qua vabbè, mi si rimputtana tutto ogni volta. Chisel nell'inventario e questo qui con un hammer. Però facciamo una prova. Se io ci metto la cobblestone di basalto, me la trasforma in smooth. Vediamo un po'. Sì, vabbè, abbiamo capito. Ovviamente questo l'ho spostato con la M in modalità smooth, che sarebbe questa modalità qui con la coroncina marrone. Non mi fa una ben amata ceppa. Quindi dovrei trasformare questa cobblestone in rowstone, ma mi sa che non si può fare. Vediamo un po'. No, me li fa solo in rock. Quindi non posso fare una benemata ceppa. Devo per forza prendere il basalto grezzo. Quindi ragazzi, devo scendere qua giù, anche se non ne avevo tanta voglia, e prendere il basalto in questo modo qui. Quindi trasformo questo tutto. Ecco, smooth basalt 1, 2, 3. Però visto che siamo, facciamo. Beh, perché questo non me lo trasformi? Che c'è fa un maiale laggiù? Ah, deve essere tra l'altro pure singolo. Cioè non va bene una qualsiasi. Vedete, questi qua non me li fa trasformare. Devono essere proprio sul pelo. Questo me lo fa trasformare? No, forse perché c'è troppa roba intorno. Allora vediamo, questo dovrei riuscire a prenderlo. Che strano però, vabbè. Io ho preso il basalto che mi serviva e ora possiamo iniziare a craftare questo flash cazze mazze, che non ho ancora capito a che serve. Anzi, ora mi informo e ve lo spiego. Allora ragazzi, ho prodotto il flash boiler. Mi sono anche informato. In pratica il flash boiler permette di costruire un boiler più potente, perché si mettono 4 boiler sotto e 8 flash boiler. Quindi abbiamo il boiler più grande. Mentre il tank ci permette semplicemente di fare dello storage. Click. Control click. Control click. Ah, giusto. Pipes are great for transporting steam, but have a grower refilling the bowl. Tanks. In pratica il tank funge da come si chiama? Da storage. Molto molto semplice. Vediamo se ci dice qualcosa riguardo alla costruzione. Allora, recent basic preface orbits and bobs. No. Ah, però possiamo andare avanti. Weapons, metal, no, pipe,
Boiler. Eccolo qua. Ok, grazie mille. Sì, ma mo come torno indietro? È un po' una merda sto libro. No, torno indietro. Vediamo Flash Boiler. Ecco, 2x2x2. Start to power it. It's fine anymore. No ragazzi, vi ho detto una cazzata, non, la struttura viene fatta semplicemente, la struttura minima dei flash boiler è 2x2x2, quindi 4 di base e 2 di altezza, quindi 8 pezzi, non servono i boiler sotto. Il problema è che con il crafting del flash boiler me ne doveva dare 2, invece qua me ne ha dato uno solo, sei un pezzo di merda. Sì che sei un pezzo di merda, caro. Comunque, a questo punto andiamo avanti con le quest, però andiamo a dormire. No ragazzi, non ci posso credere, l'astrolabio praticamente, questa cosa qui che ci ha dato nella quest, è una figata, perché vedete, se ci clicco qua con control sinistro, funziona insieme all'item mortar. In pratica l'astrolabio è come se fosse un oggetto che io punto il mio missile, il mio razzo, e con il mortaio sparo le cose, però anziché sparare per uccidere, io sparo per trasportare oggetti. È una figata questa cosa. Molto molto figo. Come facciamo a craftarla? Abbiamo bisogno di un pistone e delle brass sheet o dei lingotti che abbiamo, e 3 lingotti di coppe. Vediamo di farlo. Attenzione signore e signori, stiamo per craftare il nostro mortaio speciale, item mortar. Bam baby, craftato. Io mi auguro che non ci faccia crashare come tutto il resto. Però volendo, allora, io lo metto qua, quindi lo piazzo a terra. Se mi fa crashare, mi fa crashare. Non crasho. Madonna che figo. Ok, come cazzo funziona mo? Io dovrei metterci qualcosa dentro. Come si mette qualcosa dentro? Ragazzi, è con grandissimo dispiacere che vi devo dire che non potremo usare il nostro mortaio. Non è possibile. No, io avevo un cannone per sparare oggetti, non lo posso usare. Il motivo è che dobbiamo produrre del come si chiama? Come si chiama sta cosa? Lo steam, il vapore, ragazzi. E quello ancora si può fare. Io avevo cominciato a riempirlo di acqua, poi lo trasportavamo qui con le pipe e lo facevamo. Cioè, giuro, l'avrei fatto. Era una cosa che mi stavo organizzando. Vedete, c'ho tutti i secchi nell'inventario. Ma il problema è che per mettere gli oggetti qui dentro, noi dobbiamo creare un hopper. Per creare un hopper abbiamo bisogno di Pig Iron Double Sheet. Allora, onestamente, quando ho visto che dovevo creare questi double sheet, ho detto, cavolo, ci vuole un po' tanto materiale, ci vorrà un po' di tempo. Però no, lo volevo fare, giuro. E che per fare i Pig Iron Sheet bisogna usare la Blast Furnace. Io non ce l'ho. Io mo come faccio? Ragazzi, dobbiamo desistere. Mi dispiace. Nella Blast Furnace dobbiamo creare prima una Blast Furnace e solo dopo potremo utilizzare il nostro super cannone. Vedete? Vedete? Cos'è Epic Iron Dust? Oh mio Dio! Va bene, va bene. Però sono contento, perché con la Blast Furnace produrremo sì il Pig Iron, ma potremo dal Pig Iron produrre lo steel, e con lo steel potremo fare dei secchi decenti, e non sti secchi qua di merda che fanno schifo, brutto secchio schifoso. Quindi rimani qui collegato, perché nei prossimi episodi creeremo questa benedetta Blast Furnace e andremo avanti, perché io voglio sposterò anche il boiler, lo mettiamo vicino all'acqua, ragazzi, così non devo stare a riempirlo ogni 3x2, perché io voglio usare questo benedetto cannone per trasportare oggetti con un raggio di distanza infinito. Ci vediamo nel prossimo video. Lascia un like, commenta e condividi. Se sei arrivato a vedere il video fin qui, scrivi nei commenti hashtag sono triste perché non posso usare il mio cannone. Sono triste, sì, hashtag sono triste. Ciao.